L'accesso al credito per le piccole e medie imprese, rapporti contrastati tra imprese e banca, con questo interrogativo Confindustria Macerata ha riunito intorno a un tavolo i rappresentanti degli istituti di credito della provincia di Macerata. Insieme al presidente Nando Ottavi, Massimo Bianconi, direttore generale di Banca delle Marche, Giuseppe De Filippis, direttore territoriale del Monte dei Paschi di Siena e Luciano Goffi, direttore generale della Banca Popolare di Ancona. È un argomento importantissimo, un argomento che ha tenuto impegnati tutti i responsabili della Confindustria di Macerata, proprio perché il periodo richiedeva un forte impegno sul credito. In questo periodo i fatturati sono scesi di molto, anche oltre il 40-50%, e naturalmente questo ha creato una difficoltà, una liquidità inferiore. Questa liquidità che in un primo momento le piccole e medie aziende proprio hanno continuato a resistere, magari utilizzando anche il proprio portafoglio della famiglia, o indebitarsi. Oggi questo periodo di resistenza è passato, noi abbiamo bisogno di qualcosa in più, abbiamo bisogno di qualcosa che ci porta fuori da questa crisi, e naturalmente oggi avere qui le tre banche, in cui in qualche mese fa abbiamo iniziato un discorso con un accordo di poter mettere a disposizione della liquidità, è molto importante.